Sì, no, 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 scendo. Cucciolini e cucciolini, benvenuti in questo nuovo video. E voi mi direte, ma perché sono qua con un foglio e una penna? Bene, oggi io e Anastasia abbiamo voglia di fare uno scherzo alla mamma. Adesso lo state con la mamma che la sta trattenendo e quindi io sono qui. Visto che la mamma ci fa un sacco di scherzi, abbiamo intenzione di fargli uno scherzo. Scusatemi, ma oggi sono un po' raffreddata, non so se si sente, ma credo proprio di sì. Ok, oggi scriveremo qua sopra: suona il clacson, scherzo mia mamma, e lo attaccheremo dietro la macchina. Vediamo la sua reazione, iniziamo a scrivere. Così magari si legge il rosso. Ok, ho preso questo indirizzatore che si vede molto arancione. Facciamo tipo. Adesso lo strappo e lo vado ad attaccare alla macchina con lo scotch. Andiamo. Vane, muoviti che la mamma è già quasi pronta. Ok, non è così. Adesso dobbiamo fare in modo che la mamma non viene dietro la macchina per vedere la scritta. Ok, andiamo. Devo fermare un attimo al supermercato. E poi andiamo a fare la visita. La spesa? Mi devo fermare al supermercato. Cosa devo fare al supermercato secondo te? Al supermercato si fa la spesa. Dobbiamo prendere le cose che dobbiamo... Che abbiamo mandare a... Alla visita di Vanessa. Questa sera andiamo a mangiarci una pizza perché stasera torneremo un po' tardi dalla visita perché ce l'abbiamo alle 6 e quindi andiamo a mangiarci una pizza, va bene? Appena usciamo andiamo. Appena usciamo da dove? Dalla visita? Sì. Che caldo ragazzi, mamma mia. Ma voi in vacanza volete ritornare a casa in Sardegna? Ah sì. Ma va, quest'anno gatti non ce n'è. E solo per i gatti vuoi tornare? Io voglio andare in un villaggio servita e riverita per una settimana dove c'è anche l'animazione per voi bambini. Voi vi divertite e io mi rilasso. Che ne dite? Sarebbe bello. L'aria condizionata che sì,
chi è? Ma che succede? Non è che ho lasciato il baule aperto, adesso vado a controllare. Ma no, no, credo. Ma non, non ho capito, perché mi suonano? Adesso mi sto innervosendo, ma ci sono tutti in giro oggi quelli con il clacson facile, eh? Ci stanno facendo, ci stanno dimostrando che hanno il clacson nella macchina. Non possono girare né far passare le macchine. Magari hanno salutato una persona. Tutto è oggi. Oggi è la giornata mondiale del saluto alla persona che incontri per strada. Ma io un tuo amico. Mi sta seguendo, perché da quando siamo partiti da casa che questo mio amico mi suona. Sì. Andiamo, va, andiamo a fare la spesa. Uno aveva anche detto, ma lei non l'aveva visto, perché magari se vedeva che rideva magari capiva, però meno male non l'ha visto. Speriamo che non si arrabbia. A few moments later. Ok, ci siete? Ok, dai, passiamo un attimino da Daniel. Grazie che mi avete ritirato i sacchetti. Prego. Mai successo. Oggi eravate tutte così disponibili. Molto molto gentili. Non è che perché ho compiuto 49 anni non ce la faccio adesso. Ok, adesso facciamo una corsa da Daniel, proprio una corsa e poi andiamo all'autorino. Così finalmente. Sì Vanessa, ma sono già le 5 e quasi e mezza, tu non hai capito che siamo già in ritardo. Così finalmente vediamo il motivo per cui perdi sempre sangue dal naso, perché anche al mare quest'estate è stato un disastro. Che poi vabbè, è successo due volte in due occasioni molto vicine. Sì. Poi non è più successo effettivamente, però a te succede spesso, voglio capirci meglio. E boh. Io c'è la mamma, io caldissimo, voglio tipo andare in piscina. Ma sai che la nostra piscina è quasi pronta? Papà, secondo papà entro fine luglio è finita. Secondo me no, però se lo dice lui, speriamo. Così io sai che non amo molto la piscina. Vuoi vedere Giada? Sì. Adesso poi mando un messaggio a sua mamma, perché così domani se riusciamo gli diamo, ci vediamo. Il pensierino. Ah, è vero, dobbiamo anche darle il pensierino che le abbiamo preso. Sono davanti al cimitero, se mi suonano ancora una volta scendo e lo seppellisco direttamente qua. Ma cosa vogliono? Vane, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, che mi suonano! Perché oggi mi suonano? Perché? Perché? Hanno fretta del solito? Già sono in ritardo io. Giuro che il prossimo che mi suona io scendo, eh. Almeno controllo e verifico, gli chiedo che problemi ha. Così magari me lo sa indicare, magari c'è qualcosa che io non vedo. No, vabbè, sarà il caldo. Adesso non abbiamo nessuno dietro. Eh? Adesso non abbiamo nessuno dietro. Ma io vedo una macchina bianca. Ma no. Sì. È lei che mi ha suonato. Oh, ride. Ride? Scendo se ride. No, sto scherzando. Perché ride, scusa? Cacchio si ride. Fai ridere pure me. Eh? Ti racconti una barzelletta? Sì. Si fa finta di niente, vero? Forse, sai? Ma ti racconti una barzelletta? Si ride. C'era una volta mia mamma che dentro di c'era una macchina bianca. Continuava a suonare, suonare, suonare. E quindi tu hai detto, fammi ridere anche a me. Sembrano tutti decenti oggi. No, sì, c'è. Non si dice. Ancora. Mi accosto. No, ci accosto. No, mi sono stufata, no. C'è sto il semaforo è rosso, ma che vuole? Ma che vuoi? Aveva fretta di girare. Ma che c'hanno oggi? Donna, guarda, perché devo andare da Daniel, se non la seguivo. Cioè, ma guarda. Sì, ma dai, mamma. Tranquilla, tanto non ce l'avranno con te. Vabbè, ma se la macchina dietro suona quella davanti. Questa qua, no, prima di girare, mi ha suonato per un chilometro. No, ma l'ho visto io a fianco, c'era un amico. Che? Un amico. C'è
perché quando la gente ti suona ti deve avvisare di qualcosa. Non è che la gente suona così, ci sono anche tanti eventi che suonano così. Poi il caldo dà in testa a tutti, però ti giuro che il prossimo che suona mi fermo. Comunque ci sono 34 gradi, è veramente caldo. Non poteva rimanere fresca come i primi di luglio, metà luglio. No, metà luglio faceva già caldo. Giugno, tutto giugno. Allora, se torniamo a casa in Sardegna, io ve lo dico, dobbiamo fare dei tour pazzeschi, perché io di stare chiusa in casa o di andare sempre al solito posto non ne ho più voglia. Un po' mi spiace. Ma andare in Puglia? Ma c'è una valigia qua. Qualcuno si è dimenticato una valigia. Te l'ho detto che la gente è pazza. Sul marciapiede c'era una valigia. Oltretutto non mi piace neanche questa cosa, perché una valigia abbandonata così non si può mai sapere che cosa c'è dentro. O qualcuno l'ha lasciata lì, si è dimenticato qualcosa e è andato al volo. Ma siamo su un cavalcavia, difficilmente qualcuno. C'è una bomba dentro. Esatto. Te l'ho detto che è una giornata strana, la gente suona, valigie abbandonate sui marciapiedi. Poi magari quando torniamo indietro guardiamo che ore sono adesso, le 5:28. Ci sarà ancora la valigia? Infatti sono proprio curiosa di verificare. Mi devo anche ricordare bene di dove lo Torino, perché ci sono andata esattamente più o meno 6 anni fa l'ultima volta. Ci andavo per Anastasia. Magari non lo so, perché c'è una valigia lì? Guarda, non lo so, non mi piace sta cosa. Quando torniamo indietro, se c'è, chiamo i vigili e li avviso. Eh sì. No. Sì, sì. Sì. Sì, va, Ani, una valigia così grossa e nera, ferma su un cavalcavia, non mi piace. Come fai a fermarti però? In che senso? No, mica vado dalla valigia, La valigia sta lì per me, può stare lì. Guardiamo, se non esplode il cavalcavia prima che torniamo indietro noi. Oddio, non mi va più di prendere quel cavalcavia adesso. Perché non mi va più? Se è una bomba? Ma non ci avrei la seguita. Ma no. Magari, ma allora, la mia idea è che qualcuno al volo stava andando in stazione, perché da quel cavalcavia scende e c'è la stazione. E si è dimenticato magari qualcosa. La valigia è molto grossa oltretutto. E quindi per evitare di far tardi è corso al volo a prendersi questa cosa che si è dimenticato. Ma che ne so, è una mia idea, magari il biglietto del treno. Cos'è che mi avete attaccato dietro? Non fai, ho scritto suona il claxon. Suona il claxon? Sì. L'hai scritto bene però, perché vedo che la gente l'ha percepito. No, Vanessa, ma questi scherzi non me li devi fare, perché tu lo sai che io sono una persona abbastanza nervosa, soprattutto quando esco col caldo, con 40 gradi. Si vuole proprio vedere. Vedere questo biglietto. L'unico scherzo che non ho non è la valigia. Non è vero, la valigia è vera. La valigia è vera e non mi piace per niente. Quindi cosa facciamo con la valigia? La valigia non è nostra, quindi cosa dobbiamo fare con la valigia? Adesso arriviamo da Daniel. Intanto mi fate vedere lo scherzo, perché sono curiosa, almeno lo togliamo lo scherzo. Suona il clacson, scherzo alla mamma. Cioè, ma voi siete fuori di testa? Siete pazze? Tra un po' litigo con la gente. Mancato poco che io scendesse e litigassi con qualcuno. Uno lo stavo seppellendo direttamente al cimitero. Ma non si fanno queste cose. Adesso togliamolo però. Cioè, ma come vi è venuto in mente di farmi questo scherzo? Fatemi capire. Così. Lo sapete che adesso vi tocca subirlo. E io non è che mi arrendo così facilmente. Anzi, non vedo l'ora. Allora, cucciolini, visto lo scherzo che mi hanno fatto, se raggiungiamo i 5.000 like vi faccio uno scherzo terribile. Quindi vi dovete impegnare, 5.000 like, mettete 5. Colette lo sguardo tra il perplesso, l'indispetto e bisbiglio. Signore, a noi credo che volesse essere. Che bello.
cane. Fece. Cosa leggi? Un cavallo per sognare. Bello, interessante. Però c'è un problema, che dobbiamo fare i compiti. Oggi è sabato e bisogna fare i compiti, così domani abbiamo la domenica libera e non abbiamo impegni. No. Sì. Non vai. Dai Vanessa, dobbiamo fare i compiti. Allora, appena abbiamo finito di fare i compiti, usciamo, andiamo al Toys e prendiamo un giochino. Va bene? Che da un po' che non andiamo ma al Toys. Ma anzi, possiamo vedere se ci sono delle cose di Halloween da comprare, eh? Ok, ma quanti compiti devo fare? Il più possibile, Vane. Tutti. Vanessa, è così da sempre, lo sai. Purtroppo ci sono i compiti e poi tu ne hai anche tanti. Anzi, adesso mi fai vedere sul diario cosa c'è e controlliamo, verifichiamo anche sul registro elettronico. Lo so, leggerai stasera. Vado a dirlo anche ad Anastasia. Comincia a prendere il diario, ok? Ok. Nani? Sì? Ascoltami, come ho detto anche a Vanessa. Che bel disegno, amore, ma sono per me i cuoricini. Lo sapevo, amore, sei sempre dolcissima tu. Ascoltami, va, Ani, dobbiamo fare i compiti perché ho pensato che si può andare al Toys a vedere se ci sono gli allestimenti per Halloween. Ok, chiudo gli occhi. Brava, tu sei quella che chiudo dice gli occhi. Chiudo gli occhi, va bene. La mia mano mi dice che non devi vedere. Lo dobbiamo andare, ho paura. Ho paura, tu mi fai sempre queste cose strane. Prendi. Cos'è? Che cos'è? Tira. Non l'hai fatto, non l'hai fatto. Ma che sei monella? Dove l'hai trovato? Riproviamo. Allora. Cosa riproviamo? No, no, grazie. Riproviamo con te, va? Prendi, vuoi una cicca, amore? Sì. Vuoi rinfrescarti l'alito? Va, ma perché mi devo fare? Non funziona più la sagra. Ascoltami, ho detto anche a Vane che appena finite i compiti andiamo al Toys e vediamo se ci sono degli allestimenti per Halloween. Allora, chiudi gli occhi. Oh. Chiudi gli occhi. Ma che tu mi fai sbattere, aiuto, ho paura. Dove sei andata? Oh, Anastasia. Mi? Cosa faccio, rimango qui? Sì, due? Apri. Ah! Dio mio! Ciao amore! Ciao amore della mamma! E questo, grazie! Amore, me l'hai fatto tu! Ma sei carinissimo! Amore, grazie! Però adesso dovete fare i compiti! È bellissimo, amore! Adesso dovete fare i compiti! Non andremo mai al Toys, te lo dico già. Allora, andate a prendere il diario, così verifichiamo sia sul diario che sul registro elettronico quanti compiti avete e si parte. Andando. E un'altra. Vai. Gli zaini sono dentro la dispensa. Prendere gli zaini e controlliamo. Vai. Guarda che magia. Vediamo che magia. Wow, bravissima, così mi piaci. Attiva, svelta, dinamica. Come piace a te, Vanessa. Allora, dai, tirate fuori i diari. Vediamo che magia. Mamma bravissima, sei un mago eccellente. Perfetto. Voglio il diario. Non funziona più, Anastasia, si può buttare quella chewing gum? Perché è rotta. Ah, no, funziona proprio. Guarda, prendi. Ah, insomma, mi devo far male. Aia. Contenta adesso? Contenta? Diario! Ragazzi, il Toys tra un'ora e mezza chiude. Si metteva qui, poi mettevi qui. Sì? E qualcuno diceva una caramella e l'altro diceva sì. Ma che paura, che oca. Sì, va bene, dai, prendilo il diario, per favore. Cominciamo? Aia. Ma fa male. Vuoi provare? No. Ma non fa male, non senti niente. Voglio provare io. Non si sente niente. Sì, certo. Voglio i diari tra 3, 2, 1. Qual è l'astuccio? Tieni! Anastasia! Yeah. Allora, vabbè. Il 2 ottobre studiamo matematica. Non studiare. Pagina 12. Esercizio. Non pagina. 149, 150, okay. Allenarsi a leggere. I numeri, perché che numeri avete fatto? No, allenarsi a leggere. Allenarsi a leggere i numeri. A leggere.
mi sembra che sul registro elettronico ci sia scritto i numeri. Avete fatto dei numeri molto grandi? Milioni e miliardi. Milioni e miliardi, perfetto. Allora, scusate una... ancora. Aspetta un secondo. Matematica, studiare, completare sul quaderno. Il libro verde italiano, come ma tu lo sai? Non ce la farai mai alla sala a vedere al Toys. Scelta di passare bene gli esercizi viventi e il ciclo non gli esercizi viventi, gli esseri viventi. Poi, portare un quaderno di scienze e portare una tovagliota per merenda. Ma c'erano già scritte. Ma Anastasia, sei indietro! Ma sei in quattro. Ma va! Ah, ok. Quindi è finito. Cioè, tu hai tutto questo più questo? Sì! Sei contenta? No! Ah, ecco. Perché hai tantissimo. Io. Vabbè, ma tu devi copiare il mio anche tu ce li hai, eh. Geografia, studiare pagina 90, esercizi pagina 208, inglese, completare scheda sul quaderno. Storia, poi giovedì, per storia, giovedì, sud, pagina 456. Poi scienze per venerdì. E geografia non c'è? Ce l'avrai sul registro elettronico. Cioè, Vanessa, hai da studiare tutta la settimana, eh? Bene, bella settimana impegnativa, Vanessa. Pronti, partenza via per te. Mentre tu... Solo lunedì? Comincia a fare lunedì. Ma c'è copiare in bella copia la descrizione, non c'ho voglia. Te la devi far venire la voglia, cioè non è che te la posso fare io, eh? Fatti venire la voglia perché dobbiamo andare al Toys. Prima faccio testi, poi studio. Prima fai testi e poi studi. Studiare pagina 12. Bene, comincia a fare testi e poi matematica. Mentre tu cosa stai dopo dicendo? Dopo aver letto le prime righe di pista. Ok, Anastasia, ascoltami. Anastasia, ascoltami, adesso io non vi devo riprendere mentre fate i compiti. Adesso io... Anastasia! La senti questa voce? È tua madre che ti chiama dall'alto dei cieli. Non è normale. Secondo me è qualche venerdì che gli manca. Va bene. Cucciolini. Nonostante io continui a dire ad Anastasia di ascoltarmi, lei non mi ascolta. Comunque, adesso Vanessa. Ma dove sei? Ma dove sei? Ma sembri una foca! Ma tu non sei una bambina tanto 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 in quadra. Comunque, dicevo, cucciolini. Cosa hai finito il libro? Cucciolini, avete visto quanti compiti hanno sia Vanessa che Anastasia? Soprattutto Vanessa ha da studiare. Sto parlando! Ma voi interrompete i vostri genitori così mentre parlano? Comunque, stavo dicendo che Vanessa ha da studiare, come sempre, tutta la settimana. Quindi adesso io andrò a fare le mie cosine mentre loro faranno i compiti. Dopodiché andremo al Toys e sceglieremo qualche allestimento perché sicuramente ci sarà già tutto. E voi, cucciolini e cuccioline, avete deciso cosa farete per Halloween? E soprattutto scrivetemi nei commenti se anche voi nel fine settimana siete pieni di compiti. Devo chiedermi una cosa. Perché se l'ho già fatto, se l'ha scritta, che dovevo fare? Guarda, allora matematica, studiare e completare sul quaderno gli esercizi sulle addizioni. Ma le devi studiare. Tu le hai completate, adesso le devi studiare, capito? Quindi devi sapere quali sono le parti sotto. Lo so. Lo so che lo sai. Tipo. Però qua ci sono delle definizioni, qua ci sono delle definizioni che tu devi sapere. Quindi le parole sopra, sotto, dentro, fuori, davanti, dietro, vicino e lontano si usano per descrivere la posizione tipo, di qualcuno. Ma io sono davanti a te. O di qualcosa nello spazio. Sì, ma devi sapere la definizione, ok? Adesso, va bene, Anastasia. Questo aspetta. Sopra. Sì, quindi indicano la posizione di una persona o di una cosa nello spazio. Sai cos'è lo spazio? Lo spazio è un'area che ti circonda, cioè tu adesso in questa stanza, in questa cucina, sei dentro uno spazio, ok? Se vai in giardino sei dentro uno spazio esterno, questo è uno spazio interno. Perfetto, no, non hai capito niente, chiudi. Guarda che poi ti interrogo, eh. Chiudo. Devi sapere la definizione, quella sottolineata, queste le devi sapere, io dopo ti interrogo, se non le sai non vieni al Toys. Quindi Vanessa è già, ha già iniziato. Ragazze, io vado a stendere e a ritirare i panni, va bene?
tra un'ora, un'ora e mezza il Toys chiude, quindi se riusciamo a fare in tempo andiamo, va bene? Allora, io adesso vado, mi raccomando, studiate! Ok, tempo quasi finito. Va bene, anche tu Vane, mi raccomando, non ti distrarre, eh? A dopo! Perché non ho voglia, ce li ho sempre sabato e la domenica. E poi alle 4:30 quando esco ho sempre compiti da fare. E voi ragazzi, a che ora uscite da scuola? E quando uscite avete compiti da fare? Scrivetelo nei commenti. Devi fare i compiti, se no non ci porta il Toys. Se lo vado a dire alla mamma. Mamma! Mamma! Adesso non fai compiti! Ma no, sì che li sta facendo. Lo sai che dobbiamo andare al Toys, se non li fa non la porto, eh? Cosa sta facendo? Oddio mio, adesso vengo giù e vediamo se sta facendo i compiti oppure no, ok? Okay. Tu li stai facendo? Sì. Sei sicura? Sì. Ti manca molto? Poco? Sì. Ok. Devo fare una scheda, poi faccio un'altra e poi faccio un libro e ho finito. Bravissima, dai, dai, su ragazze che dobbiamo andare a prendere i giochini. Sì, non siete contente? Sì. Andiamo a vedere Vanessa che cosa sta facendo, dai. Vane, mi ha detto tua sorella che non stai facendo i compiti. Non è vero. Che stai giocando con Gasper. Sei sicura, Vanessa, che stai... Guarda che non ti porto al Toys, se non fai i compiti. Lezione di canto? Ti stai allenando? Ottimo, direi. Mi raccomando, guarda che dopo controllo e verifico tutto, Ok. Però mamma non stava facendo i compiti, ti prendi in giro perché io li stavo facendo. Non è vero, sei una bugiarda spiona. No, sei tu una bugiarda. No, tu. No, tu. No, tu. Allora, ehi, non litigate, non litigate, Anastasia, non litigate, non so chi di voi sta dicendo la verità, l'importante... Io, guarda ma... Ok. Guarda lei, guarda. Va bene, ascoltatemi, ho detto che l'importante è che voi abbiate finito tutti i compiti, tu tutto quello che c'è e tu anche... Altrimenti vabbè, non si va da nessuna parte. Io devo fare questo, questa e va bene. Un altro finito. Sì, sì, ok. Io continuo a terminare quello che stavo facendo. Tra un'ora e mezza il Toys chiude, anzi forse anche meno adesso. E quindi dipende tutto da voi se andare oppure no. Guarda, a prendere quelle cose. Perché è molto sua. Io ritorno a fare quello che stavo facendo, bambine. Mi raccomando, non vi voglio sentir litigare, eh. Altrimenti. Altrimenti cambiate stanza, una delle due va da un'altra parte. Lei. Ragazzi, Anastasia è una bugiarda e una spiona. E voi ragazzi, avete un fratello o una sorella che si comporta male con voi? Scrivetelo nei commenti. Ma sono adesso veramente molto arrabbiata. Ma adesso mi vendico io. Adesso ci penso io. Eccola, l'ho trovata. Ok ragazzi, la mia vendetta inizia, non vedo l'ora. Che cosa posso usare? Anni? Sì? Vogliamo fare pace? Ok. Senti Anni, visto che non ho fatto pace, ti voglio fare un regalino. Vuoi mettere il mio cappello bianco, quello nuovo per andare al Toys? Sì, grazie. Figurati, non c'è di che. Ma cos'è? Ma vado a dire subito alla mamma.
una schiuma da barba. Ma Vanessa, ma perché l'hai fatto? Spiegami perché l'hai fatto. Lo sai che adesso devo lavarle i capelli e non possiamo più andare al Toys. Guarda, Vanessa, sei in castigo. Tu stasera finisci a casa della nonna e io porto Anastasia al Toys a comprare tutti i giochini che vuole. Vai a studiare! Mamma, no, io volevo vendicarmi perché ti dice un sacco di bugie e dice che io non faccio i compiti, ma invece volevo solo andare un attimo a giocare con Gaspe perché mi agolava. Questo non è una scusa, non sono modi per risolvere i problemi. I problemi si risolvono parlando con le persone. Adesso tu vieni con me e andiamo immediatamente a lavarci i capelli. Vai a prepararti lo zaino perché tu stasera finisci dalla nonna. Mentre noi andiamo a comprare tutti i giochini al Toys che vuoi, sì. Ok? Sì. Mi dispiace, vai. Ma io dico, ma veramente, ma voi due ce la fate a farmi stare tranquilla almeno il sabato pomeriggio? Tu Anastasia, scusa, sollevati un secondo però, non devi fare la spia. Da una parte ha ragione, non devi fare la spia. Se lei non fa i compiti, poi ci penso io perché tanto me ne rendo conto, ok? Perché poi si arrabbia e ti fa i dispetti. Ok. Ok, capelli lavati, adesso li asciughiamo e poi andiamo a vedere se tua sorella ha fatto lo zaino. Mi dispiace, ti dico la verità, metterla in castigo, però è giusto che sia così. Perché quando si fa una cosa sbagliata bisogna essere castigati. Allora, ho preso lo zainetto ed è quello che userà Vanessa per andare dalla nonna. Perché, guarda, mi dispiace ma è in castigo. Ah, eccoti. Hai finito i compiti? Sì. Ok, allora adesso sai cosa facciamo? Ti prepari lo zainetto. Però prima devo chiamare la nonna perché devo sapere anche se lei non ha degli impegni. Ok? Okay. E noi ce ne andiamo al Toys. Sì. Ma hai già messo tu lo zaino in macchina perché sì. Non lo trovo. Ok, arrivo. Siamo arrivati. Vane, prendi lo zainetto. Ma c'è anche lo zaino di Anastasia. Come mai c'è il tuo zainetto? Perché eh? Sempre quando dici basta, la casa è piena di giochi, ora basta comprare giochi, allora ho deciso anch'io di andare a casa della nonna. No, hai preferito andare dalla nonna, ma che brava che sei. Allora, io in realtà volevo prendere qualcosa per Halloween, però mi piace questa tua scelta e quindi va bene. Allora, vuol dire che stasera ho la serata libera? Ho la serata libera? Non ci siete né tu e né tu? Va bene, benissimo. Allora dai, prendi lo zainetto, andiamo dalla nonna a raccontare cosa è successo e poi io me ne vado. Siete pronte? Non fate impazzire la nonna allora, mi raccomando, fate le brave. Eccoci arrivati, non c'è nessuno, strano, molto strano. Eccoci. Buongiorno. Guarda che anche lei, di nascosto si è preparata lo zainetto ed è voluta venire qua. Che cosa avete combinato? Tutte e due un po', in effetti. Avete fatto arrabbiare la mamma, vi siete fatti dispetti? Sì, sì, adesso ti racconto. Mannaggia. Beh, io sono contenta però. Infatti, così anch'io, ho la serata libera. Così sono venuta a dormire da me. Hai visto? Che bello, che così la mamma Romina si riposa un po'. Certo. Anche giusto, dai. Praticamente, cosa è successo? È successo che dovevano studiare, Vanessa non studiava, Anastasia è venuta a dirmelo. Quindi ha fatto un pochino la spia. Ah no, Vanessa si è arrabbiata e gli ha riempito il cappello di schiuma da barba di papà William e gliel'ha buttato in testa pieno di schiuma da barba. Il papà si è arrabbiato? No, il papà non c'era. Allora ha dovuto lavare i capelli e l'ho messa in castigo. Ecco. Va bene, bimbe, io vi saluto perché vado a fare la spesa. Allora a questo punto ci vediamo domani. Fate le brave, Sì, cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù. Mamma